Siamo presenti in diversi territori della FIM, anche diverse CIL, fra cui la CIL di Milano che ha promosso l'iniziativa. Siamo davanti al Consolato Generale del Messico a Milano, una manifestazione della FIM CISL. Per quali ragioni, con quali obiettivi? Beh, la ragione è legata a un'iniziativa decisa a livello internazionale dalla nostra federazione dei metalmeccanici insieme ad altre federazioni di categoria, di solidarietà e di lotta per sostenere il sindacato dei mineros messicani, ma in più in generale per sostenere tutti i sindacati indipendenti che in Messico hanno grossi problemi di agibilità, di esistenza, perché in Messico c'è un comportamento del governo e c'è una legislazione del lavoro che di fatto impedisce la piena libertà sindacale, cioè il diritto di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva attraverso sindacati autonomi, rappresentativi dei lavoratori e sindacati che non siano creazione delle imprese e che agiscano solo come protezione degli interessi dell'impresa. Non ci sono le libertà sindacali fondamentali, non ci sono condizioni di tutela minima. Se nel mondo la comunità internazionale, quindi anche i nostri governi, permettono la creazione di zone economiche speciali dove vengono praticamente cancellati tutti i diritti fondamentali e persino le legislazioni esistenti in quel determinato paese per quanto riguarda le questioni ambientali, le questioni del lavoro, i problemi sociali, è chiaro che creiamo una situazione di arbitrio che si rifletterà in negativo anche sulle garanzie che noi riusciremo a dare in futuro ai nostri lavoratori. La scelta a livello internazionale di organizzare queste azioni globali che si svolgono contemporaneamente in oltre 30 paesi del mondo dal 14 al 19 febbraio è legata proprio ad un anniversario, cioè il 19 febbraio domani del 2006, cioè 5 anni fa, a Pasta de Conchos, una miniera di carbone in concessione al gruppo Messico, morirono 65 minatori a causa di un'esplosione che poteva essere evitata applicando elementari norme di sicurezza, nel caso specifico garantire il funzionamento di un sistema di ventilazione nella miniera che evitasse appunto il rischio di esplosione. Ma la cosa più grave, più vergognosa, compiuta dalla proprietà, cioè dal gruppo Messico, che è una delle industrie più importanti del settore minerario e del settore anche metallurgico in tutta l'America Latina, è stata che solo dopo 5 giorni da questa esplosione decise di chiudere la miniera, non permettendo il recupero dei corpi, cioè furono recuperati nei primi giorni soltanto 2 corpi, e lasciando anche il dubbio che si siano seppelliti vivi dei minatori che, come ha dimostrato la vicenda ad esempio cilena dei mesi scorsi, potevano essere ancora in vita.